Conosciamo la nuova console, Marta Fierro, buonasera. Buonasera e prima di tutto vi ringrazio per questa opportunità di questa intervista. Marta Fierro viene dallo sport. Ho rappresentato l'Ecuador, ho giocato sotto la bandiera dell'Ecuador per tanti anni a livello mondiale, panamericano. E anche gli ultimi 10 anni ho vissuto in Italia, a Perugia, quindi da 2 mesi che sono qua a Genova, molto contenta perché veramente mi sono trovata una città bellissima, anche delle persone bravissime, gentilissime, quindi sono 2 mesi che ho vissuto qua molto contenta e anche una comunità così grande, anche e così che lavorano insieme con il consolato e collaboriamo insieme, quindi molto contenta di essere qua, di aver accettato questa responsabilità. Una grossa responsabilità, le chiediamo quali sono i rapporti di Genova con l'Ecuador? È un legame che arriva da lontano. Sì, c'è stata un'emigrazione genovese in Ecuador, soprattutto a Guayaquil, perché Guayaquil non è la capitale, però possiamo dire che è una capitale industriale, no? E c'è il porto e c'è anche il clima che si assomiglia tantissimo a Genova, per quello che tante dell'emigrazione dell'Ecuador sono più persone della costa, del mare. E quindi abbiamo un stretto e da tanto tempo conoscenza con Genova, anche di questa emigrazione che c'è stato all'Ecuador degli italiani, più che altro dei genovesi. Quanti sono invece, in base alle vostre stime, gli ecuadoriani a Genova? Sì, sono in cerca di 18.000 qua nella città. E dopo la nostra giurisdizione, che sarebbe Liguria e Emilia Romagna, sono più o meno 30.000. Un numero piuttosto consistente. Sì, un numero grande di ecuadoriani in questa zona, sì. Passiamo al municipio centro-ovest, la zona di San Pier d'Arena. Lei sarà a conoscenza dei problemi che lamentano gli abitanti. Noi facciamo un lavoro sul territorio dei municipi e spesso ci sentiamo dire che questi 16 circoli culturali sono solo uno spaccio di alcol. Lei è al corrente, che cosa ne pensa? Ma penso più che altro che sì, è vero che ci sono delle situazioni, no, che non sono benvenuti per nessuno, no? Neanche per le stesse comunità ecuadoriane. E una cosa molto importante è capire e sapere che la maggioranza, in genere la comunità ecuatoriana si è integrata molto molto bene qua a Genova, qua in Italia. E siamo persone che lavorano, che aiutiamo, che anche aiutano tantissimo all'economia della città e della regione. Quindi è importante prima di tutto non generalizzare che tutta la comunità è così, no? E sì, ci sono dei problemi come in tutte le comunità. È importante lavorare su questo. Noi facciamo tanti laboratori, noi facciamo tanti progetti più per migliorare questa situazione, anche a livello informativo, perché tanti problemi possono anche succedere perché non si conoscono le leggi, non si conoscono tante cose, anche l'educazione civica, l'educazione di tutto senso. Quindi noi facciamo questo lavoro e penso che è molto importante che noi ancora lavoriamo di più con la comunità e con tutti per migliorare queste situazioni, perché penso che no, non è giusto che si può generalizzare a tutta una comunità di persone che veramente sono arrivate per lavorare, per fare una famiglia qua in Italia, di chi si trovano a volte con queste situazioni. La vostra parola d'ordine è recuperare il buono della comunità. Che cosa può fare un console per recuperare il buono di questa comunità e intervenire su situazioni che poi, in definitiva, danno fastidio anche agli stessi ecuadoriani che a San Pier d'Arena vivono normalmente? Noi stiamo facendo tanti progetti molto positivi per anche far vedere la nostra vera identità. Per esempio, c'è un progetto bellissimo che sono i murali. Quindi questo progetto viene fatto
fatto da giovani ecuatoriani che vanno dentro le scuole e insegnano ai ragazzi la nostra cultura, tradizione. E dopo il secondo step, le scuole scegliono 10 ragazzi per fare un laboratorio di arte, dipingere. Così alla fine di questo progetto loro dipingeranno su murali che con collaborazione con il comune ci danno, così lasciano dipinto la loro cultura e tradizione in questi murali. Lo bello di questo progetto è che non ci sono solo ecuatoriani, ci sono anche altre comunità, italiani, anche peruviani, quindi con questo facciamo che tutti si integrino e anche lasciamo in questi murali quello che loro sentono, che è la loro cultura, la nostra cultura, no? Quindi questo progetto è uno dei tanti progetti che facciamo. Facciamo adesso anche, per esempio, un progetto per giovani bambini che si chiama la Scuola del Buon Vivir, che sarebbe la scuola del buon vivere, dove i ragazzini imparano diverse attività, tra queste l'educazione civica, che penso che è molto importante, e lo rifaremo tra poco questa scuola del buon vivere a San Pier d'Arena, dove ci sono tante famiglie ecuadoriane, quindi inizieremo questo tra poco. E al di là di tutto questo facciamo anche tanti laboratori di informazione su diverse situazioni. E anche ieri o martedì abbiamo finito un corso dei primi come si chiamano in italiano? Primo soccorso, sì. E aiuto agli anziani, no? E dove abbiamo fatto una collaborazione con il Millennium Club, che sono stati dottori che hanno fatto questo volontariato per il consulato e hanno insegnato alle persone diverse cose di questo. Viaggiando sul territorio, però, una critica che noi abbiamo raccolto molto spesso è quella della mancata presa di posizione da parte del consolato nei confronti di queste persone che non solo schiamazzano, spesso ci sono delle risse. E qualcuno ha lamentato anche il fatto che quando era stato costituito il tavolo interculturale, in realtà poi non ci fosse dialogo tra le due comunità. Lei pensa di poter fare qualcosa di diverso? E penso che noi dobbiamo fare qualcosa di diverso, dobbiamo mettere insieme le comunità, l'ecuadoriana e l'italiana certamente, perché adesso che noi viviamo qua siamo parte attiva di San Pier d'Arena, è importantissimo che dobbiamo parlare tra di noi, dobbiamo arrivare a un accordo. E come lo può fare un console questo? Come può aiutare ad arrivare ad un accordo? E prima arrivare alle diverse comunità, prima alla comunità delle ecuatoriane, alle comunità italiane, anche via le istituzioni italiane, no? E metterle insieme e dopo arrivare a tutti a vivere, diciamo, bene, no? E questo è importante perché la gente, tutti devono sapere che la comunità arriva qua per avere l'opportunità di una vita diversa, positiva, no? qua nel territorio. Quindi penso che sia qualcosa molto importante di metterci d'accordo e arrivare a vivere una vita così, senza conflitti e situazioni. Cosa si deve fare con chi non rispetta le regole? Chi non rispetta le leggi, le regole qua in Italia, in Ecuador, in Cina, ovunque, devono venire puniti. Questo non c'è dubbio, cioè devono rispettare le regole, perché le regole vengono rispettate così e tutti possiamo vivere in pace, no? Questo sì, la mia stessa comunità, chiunque non rispetta le leggi deve venire punito, questo non c'è dubbio. Quindi occorrerebbe maggior sinergia con le autorità italiane, secondo lei? Sì, il consolato, noi, la nostra legge, le regole, non possiamo veramente intervenire nelle situazioni delle autorità italiane, questo non lo possiamo fare assolutamente. Incontreremo la nuova console dell'Ecuador a Genova, vuole mandarle un messaggio da San Pier d'Arenese.
Ma intanto a San Pietranese le mando un saluto, no? Se è nuova, quindi insomma, vista la, come dire, l'ampiezza della comunità ecuadoriana a Genova, penso che abbia anche tanto lavoro, avrà tanto lavoro da fare con la parte importante della sua comunità, quella che produce, quella che lavora, che fatica e che penso voglia vivere ed integrarsi. Ovviamente non penso che sia nemmeno il caso di parlare con la console dell'Ecuador della parte cosiddetta meno virtuosa, perché penso che questi temi vadano risolti nel senso dell'ordine pubblico, comunque insomma della legge. Invece io voglio affrontare, chiedere nei giorni scorsi da parte della parte attiva, produttiva della comunità ecuadoriana si è detto che insomma loro portano un po' una tona di vivacità, incrementano anche la demografia di Genova e questo ne ha bisogno. Però molto spesso, occorre dirlo perché insomma bisogna registrare anche questo, certi comportamenti, come dire, peraltro leciti, ma un po' esuberanti, festaioli, che sono ovviamente nella natura propria delle persone insomma ecuadoriane, ma non solo, dei sudamericani in genere, ma si conciliano con una città che invece ha ad altri ritmi, probabilmente ha come dire, un tasso di età che poco è disponibile al sorriso. Allora vorrei capire quanto e come ci si può comunque essere esuberanti, quanto e come ci si può divertire compenetrandosi invece con quella che la natura, piaccia o non piaccia, come dire, un po' grigia sotto questi aspetti di Genova. Però le due nature in qualche maniera si devono compenetrare, quindi magari anche dal parte dell'istituzione consolare forse bisognerà come dire, fare un decalogo, un vademecum, oppure lasciare tutto alla libertà dei singoli. Abbiamo ascoltato il messaggio che le ha inviato Marco Benvenuto. Che cosa risponde? Prima di tutto lo ringrazio per il messaggio, gli invio un grande saluto desde l'Ecuador. penso che sì, è vero che noi abbiamo questa cultura che ci piace tanto, la musica, ballare, diciamo abbiamo il cuore molto molto giovane, però penso che sì, che certo noi dobbiamo anche regolarci, no? Dobbiamo sempre fare tutto con rispetto agli altri, quindi penso che qualcosa che dobbiamo fare, forse far conoscere ancora di più la nostra cultura qua a Genova, perché sono convinta che sì, genovesi, anche bene, altre città conoscono veramente la nostra cultura, le nostre tradizioni, sicuramente la prossima volta anche i genovesi staranno ballando con noi e cantando. Quindi penso che anche ci manca ancora di farci conoscere di più qua in zona. Quindi quello è un altro scopo che abbiamo, questo che noi vogliamo fare, farci conoscere di più, no? Su tutte le cose che belle che abbiamo. Abbiamo della musica, dell'Ecuador strumentale molto bella. Quindi penso che anche la nostra responsabilità di farci conoscere ancora di più. Una replica alle dichiarazioni rilasciate dal commissario Falcidia sulla comunità ecuadoriana. E prima di tutto penso che è importante non generalizzare a tutta una comunità, perché dobbiamo vedere che è una comunità che veramente è arrivata in Italia più o meno 30 anni fa, che lavorano, che fanno per bene, che hanno una famiglia, che hanno fatto un'integrazione così forte qua in zona, qua in tutta Italia. Quindi è importante non generalizzare. E sempre si deve a quando uno è un'autorità deve sempre pensare bene quello che si dice, no? E sempre lo più importante di tutto è il rispetto. Quando uno vuole comunicare quello che sente o delle situazioni che esistono, lo più importante è farlo con rispetto. E quindi qua in consolato, la comunità, io come console in prima persona, vogliamo lavorare insieme con tutti. Noi siamo un consolato di porta aperta. Lei sarebbe disposta anche a incontrarlo? Certo, sì, però sempre con rispetto, no? Io penso che a nessuno gli piace che gli manchino il rispetto, soprattutto che manchino il rispetto a tutta una comunità che lavorano dalla mattina fino alla sera.
per aiutare, come ho detto prima, anche, anche l'economia di questa città. Quindi questa sarebbe la mia risposta. Grazie e buon lavoro. Grazie.